Beh, è una bella domanda, perché vede, se lei mi avesse chiesto qual è il significato del libro, il solito discorso, il libro come oggetto fisico, l'ebook, eccetera, me la sarei cavata dicendole che quando l'impero turco stava per scomparire andarono molto di moda le turcherie. Quando l'Unione Sovietica si dissolse, tutti volevano gli orridi orologi dell'Unione Sovietica e la Trabat divenne una macchina cult. Quindi forse questa grande passione per il libro sta veramente ad annunciare dei media, o mi lasci dire alla latina, dei media diversi rispetto al libro di carta che noi conosciamo. Io tuttavia credo che questa sarà una fine molto lunga, un tramonto molto lungo e non privo di gloria, nel senso che l'oggetto libro ha un di più, quello che i pubblicitari chiamano plus, ma tornando al latino, pronunciato alla latina, chiameremo plus, di interesse, di fascino, di attrazione. La domanda più difficile invece è che cosa conta la letteratura nella vita quotidiana oggi in Italia, un paese dove quasi la metà della popolazione non legge neanche un libro all'anno, dove il 40% dei manager, come amano definirsi, non legge neanche un libro all'anno, quindi neanche un libro di formazione professionale, e questo forse spiega la merda in cui si trova l'industria italiana grazie a simili manager. Il peso e l'importanza della letteratura oggi, ma forse quello che poteva avere nella Francia di Luigi Filippo. Luigi Filippo è passato, Charles Baudelaire è ancora vivo. Ma intanto forse l'italiano. In un paese in cui un giornalista del Corriere da disdetto inventa disdettare, un sedicente scrittore blogger da minzione inventa minzionare, e dove da posizione tutti hanno desunto un posizionare che è francamente non solo orrendo ma inutile, perché l'italiano ha almeno 10 verbi di significato più preciso e meno brutti, forse bisognerebbe proprio iniziare dall'italiano e poi dall'inglese, da subito, così eviteremmo calchi come regole d'ingaggio, che è una traduzione sbagliata dall'inglese, o palle inattive invece che l'espressione che si usa nel football italiano da più di 100 anni, cioè calci piazzati. Le palle inattive lasciamole a quei signori che praticano la castità. Di questo passo si rischia di avere prima o poi, non so, invece che una notifica di sfratto, una menzione di evacuazione. Per cui iniziamo a studiare bene l'italiano, iniziamo a studiare bene l'inglese, dalla prima elementare, entrambe le lingue in parallelo. Scopriremo che l'italiano è una lingua ricchissima, forte e provvista di capacità espressive che né l'inglese né il tedesco hanno. Poi magari scopriremo anche un'altra cosa, scopriremo la nostra storia, che i ragazzi di oggi non conoscono. Io uso molto i mezzi pubblici e devo dire che questo mi porta a scoprire le cose più diverse nei giovani. Da un lato mi capita di avere la coppia di amici che si chiedono che cosa è successo in Piazzale Loreto e hanno un vago ricordo che forse lì è morto Mussolini, che invece non è morto lì, lo sappiamo. Dall'altro poi mi capitano invece i ragazzini che sanno che la facciata della chiesa sepolcrale di Barnabò Visconti è stata ricostruita in via Festa del Perdono. Questo non può che far piacere. Allora, voglio dire, di fronte a una potenzialità di desiderio di conoscenza dei giovani, bisogna non solo voler insegnare tutto ciò che i nostri governanti vorrebbero che non si insegnasse, ma anche e soprattutto saper come insegnare.
perché la noia è la peggior nemica di ogni volontà di apprendimento. Intanto partiamo da un punto, siamo tutti ignoranti e io mi considero una persona molto ignorante. E do una grandissima stima per coloro che hanno un sapere artigiano. Non avendo manualità, sono affascinato da tutti coloro che hanno una grande professionalità manuale e da loro imparo quel che posso imparare. Detesto coloro che dall'alto del loro piccolo sapere considerano ignoranti quelli che non sanno le cose che essi stessi conoscono, spesso a malapena. Mi ricordo una volta a Domodossola, davanti alla vetrina di una libreria universitaria, c'era un testo di diritto familiare, ovviamente scritto col GL, perché familiare col GL ha un significato, familiare senza GL un altro. La mamma al bambino: che ignoranti, guarda, hanno sbagliato il titolo. Non ti viene il sospetto che forse in un testo universitario non hanno sbagliato il titolo, a te manca qualcosa? Ecco, questo è un atteggiamento molto comune in tutti coloro che si dedicano in Italia a un'attività di dominio sugli altri. Sia essa un'attività di governo, che qui da noi è interpretata come volontà di dominio, non come volontà di governo, sia ad altre attività simili, ad esempio la dirigenza d'azienda, appunto. E questo porta, per forza di cose, a una classe dirigente mediocre. E ricordiamoci quello che ha detto un grande: la corruzione è l'unico modo per procedere nella mediocrità.